Sono Luca Donatoni, direttore commerciale della Donatoni Macchine, un'azienda in provincia di Verona, una delle zone più conosciute al mondo per la lavorazione della pietra. Produciamo macchine a controllo numerico per la lavorazione del marmo, principalmente macchine da taglio e sagomatura dei blocchi. Marmomac è sempre il nostro evento di punta, quindi un grande investimento per l'azienda ogni anno, ci crediamo tanto. Quest'anno però abbiamo fatto un passo in avanti, nel senso che oltre a organizzare lo stand ci è stato proposto dall'ente fiera di collaborare ad un progetto sperimentale e per cui abbiamo colto l'occasione per pubblicizzare il robot che facciamo funzionare per lavorare opere in marmo. L'idea è proprio quella di mostrare al pubblico come vengono realizzati i progetti, le opere d'arte, le opere di design, per fare in modo che un luogo espositivo diventi un luogo industriale. Abbiamo raccolto il pieno appoggio da Donatoni Group, che sicuramente ha intuito le potenzialità di questo progetto, ma ci ha aiutato a superare tutti gli aspetti tecnici e problematici. Chiaramente con il supporto dell'azienda KUKA, che ha realizzato proprio il robot che vediamo in mostra. Abbiamo iniziato a collaborare con KUKA circa 15 anni fa. I robot KUKA nelle nostre applicazioni devono lavorare in ambienti molto difficili, vista la presenza di grande quantità d'acqua, polvere e le vibrazioni molto elevate. Abbiamo scelto il robot KUKA perché abbiamo avuto un ottimo supporto commerciale, soprattutto nella parte tecnica, per la scelta del robot più giusto alle nostre esigenze. L'opera si chiama Fragment, è quindi l'idea di un frammento con questa sovrapposizione di dita che è iconica e può lasciare immaginare ad ognuno un significato diverso. Questo progetto è stato supportato da Brandon Stone, un'organizzazione che ci ha permesso di conoscere numerosi artisti, tra cui è stato selezionato Andrea Senoner, un artista altoatesino che da sempre lavora con il legno. Aveva conosciuto la pietra naturale durante gli studi, ma si era fermato proprio perché è problematico realizzare opere con la pietra naturale. Era poco il tempo che avevamo per organizzare tutto e gestire il progetto, però è una sfida che ci siamo sentiti di accogliere, perché abbiamo un team molto forte all'interno dell'azienda e collaborando tutti, tra tutti gli uffici, ho coinvolto l'ufficio tecnico in primis, software, la produzione. Tutto è pervaso da un'idea di sostenibilità, quindi meno materiale rimosso dal blocco, ma anche questo salvato poi in capsule che vedremo di materiale compatto. L'acqua utilizzata chiaramente verrà smaltita, ma è stata utile per tutta la giornata, le numerose giornate di manifestazione, e sicuramente un uso contenuto anche dell'energia elettrica grazie appunto al robot. È una grande soddisfazione vedere adesso il progetto completo, anche perché all'inizio appunto c'erano molti dubbi sul riuscire in così poco tempo a raggiungere il nostro obiettivo. Invece lavorando tutti insieme ce l'abbiamo fatta. Industrial intelligence.